Toscani, allora attenzione, Carlo Conti, guarda, due toscani, guardate, vivo, oh Fiorentina, e Duccio Forzano. Allora ragazzi, pensate, questo è un incontro storico, perché ora vi spiego subito la situazione, e questa qua, chi sono? No, dove sono, chi sono? Allora intanto, bene bene bene, intanto hai sbagliato, sono Frizzi, tale quale Conti. Ah già, vero, subito. Il libro me l'ha portato, eccolo. Ma non è venuto per il libro? No, no, assolutamente. Chi è che ti ha chiamato per venire qua? Ti ho mandato un messaggio. Ma detto, vieni alle 6:15 domani mattina. Ho detto, come faccio a dirti di no? Lui infatti ha detto, infatti non e poi mi fa, ma posso portare anche il libro? Ho detto, ma certo. Ma perché, questo no, era parte. Ma il libro io ti ho detto di portarlo per me, perché questo libro qua è fantastico. Sei andato da Fazio? Non so cosa ho scritto. Non sei andato da Fazio? No, con questo no, con quell'altro. Non è andato da Fazio? Con l'altro sì, però. Sì, sì, non è poi andato tutti i giorni. Appunto, scrivo un libro al giorno. Sono tutte le cose che ha fatto lui. Cosa resterà dei migliori anni? Quello che ci riguarda. Siccome le donne sue le conosco tutte. No. Ma c'è proprio la storia. C'è anche storia. Pizza balla. Ah, sì, è un vocabolario, piccolo vocabolario della memoria. Piccola c'è la no, il ciao. Ma tu dicevi il ciao o lo ciao? Lo ciao, il ciao. Il ciaino, il ciaino a Firenze. Com'era Roma? Ciaetto. Se facevano le pinne col ciaetto. Cioè, ma guarda cos'era la secchezza, la secchezza, sfilava da la secchezza. E poi era bello che ti finiva la benzina, dai. C'era un mio amico, praticamente io una volta gli disse, scusa una cosa, ma fai la cortesia, ma perché è attaccata la bicicletta? Questo andava sempre col ciao per risparmiare, stava sempre che non aveva soldi e pedalava con sto ciao, e detto, ma allora accatta la bicicletta, perché è meglio, è meglio questo, che pedalavi con sta bicicletta. No, allora una cosa, prima la pubblicità, no, esatto. Allora intanto Carlo Conti, c'è qui una cosa importantissima, qui c'è Duccio Forzano, regista di Sanremo, esatto, che quest'anno sarà condotto da Fabio Fazio e Luciana, che salutiamo. E nel 2015 lo sanno tutti, sì, tutti. Sanno tutti che stai su con la camera, stai che Carlo Conti adesso ufficialmente da qui parte questa, esatto, cosa, parte la crociata, perché sì, tutti ormai, assolutamente tutti vogliono, sono 4 anni che non farà più, no no, assolutamente 2 anni non fa, ma tu fa, tu no vorresti, no, ma figurati, tu lo vorresti come regista, lui, io 3 registi, uno no 5, no, perché tu una per serata, una per serata, perché lui c'ha, tu c'hai i tuoi, c'hai Pagnussati, sì, ho capito, ma io faccio una cosa diversa, invece di avere un ospite da sera, ho un regista per sé. Un regista per sé. Bella, non è male, è una grande una regia diversa. Uno fa la camera fissa, tutto, sì, esatto, taglio, tutto tipo. Vabbè, questo è ufficialmente, diciamo che 2015 Conti, lui non lo dirà mai. No, però non vi posso dire che il primo ospite, la prima serata sarà Fiorello, però non lo posso dire. Ho incastrato, è rimasto senza parole. Vabbè, se lo fai tu, vi posso dire che la prima serata. Aspetta, l'ha detto. No, l'hai detto. Potrebbe essere che se tu lo fai in un'altra forma, però, gassoso. No, collegamento diretto con l'edicola. No, collegamento diretto, no, aspetta, con possiamo fare e il dopo casino, la vi posso garantire, il dopo festival possiamo farlo con l'edicola. Sì, volentieri. Facciamo, con allora, tutti voi sarete tra, perché saremo ma questo è quello di Baudo, quello nuovo, sai già la sigla, qualche cosa. Chi è lo scenografo quest'anno? Trixi Zikowski. Ah, oh, la conosciamo bene, è un codice fiscale. È amica di Solari. Abbiamo fatto, sai che abbiamo fatto con Trixi Zikowski? Sky, quando andammo a Sky, c'era Trixi Zikowski, per la cosa dei cognomi, che adesso si possono dare i cognomi delle mamme, pensa. Sì, esatto. Il bambino, no! No, non lo voglio chiamare Zikowski. Zikowski è bellissimo. Pino Zikowski. Eh? Giovanni Zikowski. Allora, quindi questo sarà il prossimo conduttore di Sanremo. Lui è il regista attuale. L'ospite di Sanremo. Io sarò l'ospite gassoso. Però. No, l'ospite e poi il dopo edicola. Senti, mi ha fatto ridere. Stiamo facendo tutto adesso. Facciamo adesso lo speciale con lui. Mi ha fatto ridere durante il periodo delle feste. Tu eri leggermente impegnato. Leggermente. C'era lo speciale tale quale. Poi c'era la replica dei Wind Music Award. Poi c'era, insomma, a un certo punto ho letto. L'anno. Rai 1, a un certo punto leggo un tweet di uno che fa, vi prego, restituite Carlo Conti alla sua famiglia. Però
ti posso dire, ma tu non sei più abbronzatissimo. Per forza, lavoro sempre. Non vedo la luce. Va bene, però è lampada. Ma non vedo la luce, non ho tempo. Guarda, qua siamo ben ciurati, non è che. Ah, più scuro lui. Cioè, tu sei più scuro, guarda qua. Qua questo è guarda adesso, cioè, Baldini. Ma io vengo da Firenze Sud. Però sei scuro. Adesso è stato indetto, tra l'altro, un concorso trova la battuta che non è stata ancora fatta su Carlo Conte sulla bronzatura. Perché basta, ogni volta che arriva tutte battute sulla cosa. Quando è stato che hai incontrato Balotelli tu l'ultima volta? Che l'ha guardato e gli ha detto ma sei pallido oggi, lui ha Balotelli. No, ma non è vero, finita. Sono leggende metropolitane. Sono leggende metropolitane che tu sia scuro così. Certo, se mi incontri però, ad agosto. Io mi ricordo i tempi quando venne, questo non sto scherzando, credetemi, Gheddafi, quando venne a Roma, misero i manifesti, no? Che arrivava Gheddafi. Io uscì di casa, mi manifesto, ma che c'è Carlo Conte? Pensavo che, ti giuro, te l'avevo scambiato. No, sto scherzando. Anche perché avevo più capelli come Gheddafi. No, ma no, capelli stai bene. Benissimo. Come questo, cosa resterà dei migliori capelli di Carlo Conte? Vabbè, allora, piccolo dizionario della memoria. Bene, bene, bene. Qui eri abbronzato. Questo l'ho fatto ad agosto. Senti, bimbo. Bene. Come si chiama? Ancora non abbiamo Nerone. Deciso. Perché? No, nero, abbronzato. Ah no, Nerone, ma dai. Come si ma sai già no, che maschio, 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 maschio. Hai visto l'ecografia? Mascolo. Ti farà viola sicuramente. Anche. Già visto il pisolino? Si vedeva solo quello. Che vede il papà. Si vedeva solo quello. Ma dai, orgoglio, orgoglio del babbo. Orgoglio del babbo. Ah, vai. Attimo, a Firenze ora io direbbe ha preso dall'idraulico. Sempre, ma tu ora per fare sto bambino avrai dovuto esercitare, no? Sì. No. Dove l'hai trovato? Durante la pubblicità, guarda. I capellini. Mi sono esercitato 52 anni. Insomma, 52 anni alla fine, alla tale e quale, che sai che poi alla fine sua moglie Carlo si è levata. Era Amadeus. Mi sento male, mi sento. Venite qua, Carlo Conti, signori. Carlo Conti, un signore, proprio il signore della TV. Cioè, la signora, dicono sempre la signora, ma la veniva la signora della TV. Però tu sei il signore. E lui era così 30 anni fa. Io non conosco da 30 anni, lui era così 30 anni fa. Un programma insieme si chiamava Bollicino. Ma scusa, ma lui non è quello che. Che si ruppe, io ho preso il posto suo. Sì, è vero, vero. Si ruppe il femore. Scusate, questa fatemi raccontare. Lui era in radio. Lui aspettava la sua fidanzata dell'epoca. Sì. Era fermo. Cioè, dopo la fidanzata arriva col motorino. Il ciao. Il ciao. Arriva, Carlo, gli va addosso e gli rompe il femore. No. È vero. Storia, 1980. Io arrivai con la fidanzata, ma tu cosa gli hai detto? Ma li l'ho lasciata dopo un secondo. Sì. Mentre l'ambulanza mi portava all'ospedale. Allora lui non andò in radio quel giorno. Chi ci andò in radio? Io. C'è un posto era lì. Sì. È appena morto Carlo Conti, allora. Era là lui che faceva così. E al che ripeto, Carlo, ti puoi far mettere sotto dal tram e voglio fare l'eredità? Devo stare attento io. Esatto. Ma no, uno che aspetta la fidanzata arriva, lo mette sotto. Io credo che sia non sia mai successo mai, a nessuno. Mai. Ero indeciso infatti se smetterlo il ciao, perché mi brutti stavo... ricordi, brutti ricordi. Ma lei ti disse tipo amore, che tu hai detto no. Amore e cazzo. I freni, questa è bella. I migliori danni della 3 and 4, accordo. I migliori danni della nostra dolore. I migliori danni della nostra vita. Rompimi il femore. Che cosa? Ciao, mamma. Attenzione, rispondete cruciale. Questo è il biglietto da visita di Vito. Un attimo più, un attimo meno. Bravo. Attimo più, andiamo attimo a fare l'anteprima per Radio 2, va Carlo. Sì, andiamo. Oh, visto si parla di Rai, facciamo andiamo. Vedere il libro alla radio. Sì, certo. Mi raccomando, inquadratelo bene. Il governo chi ci sta? Con Pippo Pluto, Paperino e Pippo qua. Levano i soldi, poi li ridanno i professori, non che fanno. Il lavoro che fa, abbiamo pensato prima, quando hai trovato il tema tra un tale e un quale durante la pubblicità dell'eredità. Perché si vedeva, Carlo Conti ci faceva, ora ci si vede tra poco. Tornava, bene.
Ciao a tutti e come direbbe Zucchero, salutate le vostre famiglie. Ciao! Pure l'imitatore fa, tale quale Zucchero.